Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Ragazzi, benvenuti alla spiaggia di Santa Lucia. Questo è il vostro luogo di lavoro. La mia prima impressione è stata che assomigliasse a Mowgli, il bambino del libro della giungla. Chissà che assurdità sta dicendo Karim. Io dico di trovare una bottiglia e fare il gioco della bottiglia. Buona idea, beviamo qualcosa. Non ci vado da una vita. Abbiamo aspettato un'ora. Non sono mai pronte. Taddeo è un vero guerriero. Sembra davvero innamorato di lei. Ho visto che prima ti stavi baciando con una! Per un momento mi ha preso alla sprovvista. Non avevo notato un suo interesse. Non sono affari tuoi, capito? Il ragazzo che susciterà il mio interesse sarà molto fortunato. Li ho mandati tutti via. Non voglio estranei e arrapati nel mio ufficio. Le cose si mettono male se non ve ne andate. Vattene, forza! Palla finita, non voglio problemi. L'ha rincorso per strada perché lo voleva picchiare. Mi piace divertirmi. Mi piace bere alcol e divertirmi. Mi piacciono tutte, ma non quelle grasse. Da piccolo ero grasso, ora ho un bel fisico. Mi piace quando mi chiamano bambolina. Sono un vero seduttore. Non sono una suora, ma neanche una troll. Ho chiamato il mio ragazzo, si chiama Pistace. Beh, non è proprio il mio ragazzo, ma è come se lo fosse. Insomma, l'ho chiamato e mi ha risposto una donna. Mi sono detta, che diavolo è questa? Mi sono arrabbiata. Pronto? Pronto? Chi parla? Pronto? 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 Chi parla? Chi parla? Pronto? Una donna? Sì. Sul serio? Sul serio, te lo giuro. Cosa ha detto? Pronto. Ha riattaccato? No, sì, non lo so. Mi viene da piangere. Gliela faccio vedere io. L'hai chiamato? Chi hai chiamato? Andiamo a parlare in camera. Andiamo nella tua stanza, qui fa caldo. Chi hai chiamato? Il mio ragazzo. Il suo ragazzo, ma ha risposto una donna. È un vecchio trucco. Mi viene da piangere, ve lo giuro, ragazzi. Secondo me qualcuno gli ha detto che ti stai divertendo con altri ragazzi. Ah, sta zitto, idiota, non voglio sentire le tue cretinate. Lei è infedele? Lo sarà anche lui. Ero molto arrabbiata, così l'ho raccontato ai ragazzi e loro hanno cominciato a prendermi in giro. Sì, sta con un'altra e le ha detto apposta di rispondere al telefono. Non so che pensare di questo rapporto. Tranquilla, probabilmente lei non è brava come te a letto. Non può essere così brava. Vendicati. Di sicuro non ha due chiappe come le tue. Sicuramente. Sai che ti dico, è una puttana. Detto tra noi, può essere solo una puttana. Sì, è vero. Quando ci hai parlato, hai riconosciuto la voce? No, ho solo chiesto chi era e lei ha riattaccato. Oi oi, brutto segno davvero. E tu hai richiamato? Sì. Allora? Stessa cosa. Non ci credo. La seconda volta ha risposto lui, ma ero davvero, davvero furiosa. Ciao. Pistace, mi senti? Sì, ti sento. Volevo chiamarti prima, ma ho perso il tuo numero di telefono. Non credevo che mi saresti mancato così tanto, ti giuro. Sto veramente male senza di te. È come se non ti vedessi da un secolo. Sì, anche per me. Sai che ti ho sognato? Davvero? Sì, davvero. E tu che mi dici? Bene, anche se sono ubriaca tutto il tempo. Marcos mi ha detto che ti ha visto al Palladium. Mi ha preso un colpo, ero preoccupata. Non perché avessi fatto qualcosa di male, sapevo di non aver fatto assolutamente niente. Però parlano sempre tutti male di me alle mie spalle, così ho pensato. E ora che gli ha detto? Marcos mi ha vista al Palladium? Cos'altro ti ha detto? Che eri lì per registrare qualcosa. Ah, sì, ok, Te lo chiedo solo perché non è facile incontrarmi. Ti chiamo domani, ok? Ok, amore, mi manchi. Anche tu mi manchi. Mi manchi. Ciao, Pistace. Ciao. Oh, sono felice, non sono più arrabbiata. Stavo proprio dicendo a Mowgli che gli hai detto, oh, come mi manchi, quando invece ti fai chiunque.
Sì, in effetti lo stavo pensando. Se lo scopre, digli che succede quando sei ubriaca. Non è colpa tua, è colpa dell'alcol. Tu non c'entri. Andiamo in piscina? Sì, rilassiamoci un po'. Comunque è vero che succede per colpa dell'alcol. L'acqua della Yakuza fa schifo. Già. È vero, ragazzi, ammetto che sono troppo facile. Giochiamo a calcio? Ora non gioca più nessuno. Niente calcio adesso. I quattro maschi della casa sono andati in palestra. Appena arrivati in palestra, eravamo elettrizzati perché fa parte della nostra vita. Per noi è importante. Non fatemi stancare troppo, ragazzi. Tadeo, Jawi e Fer mi hanno fatto fare qualche esercizio. Non troppi, perché non ci sono abituato. Non l'ho mai fatto. Metti le mani così. Avvicina i polsi e fa forza, ottimo. Spalle dritte. Piegati. Tadeo mi ha aiutato a fare esercizio mostrandomi una combinazione di crossfit da fare a corpo libero e con i pesi. Ancora due. Ancora. Basta. Gli piace fare esercizio. E gli piace soprattutto perché ha la possibilità di mettersi in mostra, far vedere quanto è in forma e guardarsi allo specchio. Però ha fatto bene tutti gli esercizi. Ha fatto quello che doveva fare. Non si è rifiutato di fare niente di quello che gli dicevamo. Avvicina i gomiti alla testa. Vieni avanti. Aspetta. Devi fare in questo modo. Ero completamente distrutto, a pezzi. Vai avanti. Non ce la faccio più. Solleva le gambe, rimani in tensione. Forza, non è faticoso. Dai, mammoletta. Senza mani! Siamo andati a cena da Shrine. La vista da quel posto è veramente magnifica. Questi fiori sono veri o no? A me sembrano finti. Certo che sono veri. Sta scherzando, lo so che sono veri. Conosco questi fiori. Sono una specie tipo rosa. Una specie tipo? Sta zitto, animale. È stata una bella serata, a parte il comportamento da selvaggia di Joyce. Non sa proprio come comportarsi in pubblico. Come fai? Dai, me lo insegni. Voglio farlo anch'io, ti prego. Tranquillo, lasciala stare. Sì, non filartela proprio. Basta, smettila. Metti giù quelle mani. Finiscila di fare l'idiota. Mi hai stufato. È incredibile che si comporti in quel modo in un ristorante. Bisognerebbe legarla a quella ringhiera. Servile solo l'acqua, per favore. Dovremmo lasciarla in macchina con il finestrino aperto, così si calma. Aperto tanto così. Basta ora parlare di me. Ma se ti piace. Adori stare al centro dell'attenzione. Mi sono comportata da stupida. Ehi, come ti chiami? No, Diego. No, non rispondere. Come? Diego. Resta qui, Diego. Attento che morde, amico, sta alla larga. Non starli a sentire, Diego. Dopo vieni qui un secondo, per favore. Ho flirtato con il cameriere? Non mi piaceva particolarmente, ma lo faccio sempre così, tanto per divertirmi. Ho freddo. Posso prendere quella tovaglia? A un certo punto Mowgli ha cominciato a fare la scema. Diceva che aveva freddo e si è coperta con la tovaglia. Si è alzata in piedi e si è messa a imprecare. Si è resa ridicola. Si vede che è di Juan Diego. Poi si è alzato il vento.
Tenete Talia! Tenete Talia! Il tempo è peggiorato e non potevamo rimanere fuori. Siamo dovuti scendere. Non mi interessano le tue idiozie. Vorrei un caffè americano macchiato. Cosa? Ma finiscila! Che diavolo sta ordinando? Io vorrei un frappuccino al caramello, ma qui non c'è. Non esiste un caffè americano macchiato. Me lo sono appena inventato. Sta imparando a parlare. Capisci perché ti prendo a schiaffi? Sta ferma, scimmia. Ha la mano pesante. Che botta. Chi, io? No, non è vero. Si sentono i calli. Certo che no. Mi piace schiaffeggiarli. È una cosa divertente, secondo me non sentono niente. Dai, smettila e baciami. Dai, baciami. Ah! Che ti prende, animale? Non mi piace quando mi tirano i capelli o quando mi danno le botte in testa, lo odio. Non provare mai più a tirarmi i capelli, non lo sopporto. Ma hai cominciato tu, cretina. Ma sei stata tu a cominciare a dare schiaffi a tutti. Mi sono... Beh, non è che mi sia proprio vergognata per lei, però era imbarazzante che fosse così ubriaca. Taddeo, se dobbiamo lavorare. Sono preoccupata. Taddeo sta dormendo. Ah, sì? Torno subito. Non è una buona idea. Torno subito, vado in camera un attimo. Ehi, Taddeo. Dici che oggi dobbiamo lavorare? Non ne ho idea. Credo di no. Tutti dicono di no. Sono già le 10. Le 10. Buongiorno a tutti. Ora ce lo dice lui. Potete venire in salotto? Sì. Andiamo in salotto. Che è successo? Quattro di voi dovevano presentarsi al lavoro. Raul mi ha chiamato e ha detto che non vi aveva visto. Chi doveva lavorare oggi? Non lo sappiamo. Erano quattro. È una vostra responsabilità. Ah, non lo sappiamo. Dovete presentarvi al lavoro tutti i giorni, qualunque cosa accada. Per questo ritardo verrete penalizzati. Vi do 20 minuti per prepararvi e andare al lavoro a partire da questo momento. Lo sapevo che toccava a noi andare a lavorare, ma non ho detto una parola. Ho abbassato la testa. Qualcuno ha detto andiamo e a quel punto era già fatta. Siamo noi? Sì, amico. Muoviamoci allora. Grazie mille. Perché noi? Non è giusto. Non è giusto, loro si riposano tutto il giorno. Datemi già, una mossa. Non è giusto. Quando siamo arrivati al lavoro, Raul era davvero arrabbiato per il ritardo. Dove sono gli altri? Perché siete arrivati così tardi? Se l'è presa perché quel giorno non toccava al nostro gruppo lavorare, ma agli altri. Insomma, ci ha rimproverato un bel po'. Aveva ragione. È una mancanza di rispetto nei miei confronti. Un'ora e mezzo di ritardo e non dovevate neanche venire voi. Visto. Oggi non era il vostro turno. L'avevo detto io. Non dovevate venire voi. L'avevo detto. Fate silenzio, per favore. Siamo già in ritardo di un'ora rispetto al nostro orario di apertura e abbiamo molte cose da fare. Per prima cosa, dobbiamo pulire il bancone e rimettere a posto i lettini. Non ho tempo per rimproverarvi, perché i clienti stanno per arrivare, perciò vi prego di mettervi subito al lavoro. Ci
Ti hanno mentito quei maledetti. Noi siamo andati a lavorare e loro stanno lì a riposarsi. Oh, per la miseria, me li immagino a casa mentre se la spassano e ridono alla faccia nostra. Per fortuna non siamo andati al lavoro. Puoi dirlo forte, io non lo sopporto davvero quel lavoro. Non hanno detto una parola, se ne stavano lì con quelle facce da stupidi. Come idioti. Avrebbero dovuto dire no, ragazzi, tocca a noi, e invece non hanno detto una parola. Basta parlare, ragazzi, c'è ancora un sacco di lavoro da fare. Oggi abbiamo fatto un grosso errore. Sì. Davvero grosso. Non ci si può comportare in questo modo. Un'altra persona ci avrebbe licenziati. Non si fa così. Non mi piace come si comportano qui. Secondo me ci stanno sfruttando e quelli che se ne approfittano di più sono gli altri camerieri. A me non piace, così io ho detto che facevano fare tutto a me. Sono io qui a fare tutto. E quello risponde, fai tutto te, ma se non hai voglia di fare niente. Ah, ho un sasso nella scarpa. Non farmi arrabbiare anche tu adesso. Non te ne starai seduto a guardarmi lavorare. I lettini, portali laggiù, dove sono accatastati tutti gli altri. E metti a posto gli ombrelloni. Ecco fatto. È stato un piacere. Spero che sia venuta bene. Ragazzi, 5, 4, 3, 2... Ok, ragazzi, grazie mille. Per oggi avete finito. D'ora in poi, mi raccomando, la puntualità. Dovete arrivare in orario e non con un'ora e mezzo di ritardo come oggi. Inoltre vi ho trovati troppo seri e tristi e domani vi voglio più attivi. Talia, per favore, cerca di darti da fare. Io mi sono data da fare tutto il giorno. Sono stata perfetta. Ci si vede. Ciao, amico. Sono molto preoccupata. Perché? Perché lavoriamo tutti i giorni. Basta che non sia sempre così. Andiamo. Famiglia, spero sia pronto da mangiare. Com'è andata? Ah, uno schifo, visto che toccava a voi. A noi? Sì. E chi lo dice? Il capo, non c'è problema, ormai è andata, tranquillo, non sto dicendo niente. A noi non hanno detto niente. Quello che mi dà fastidio, ragazzi, è che non avete detto neanche una parola e questo non me lo sarei mai aspettato. Comunque, domani andate voi. Visto, scemo, te l'avevo detto! Sì, ti sto riposando. Noi abbiamo lavorato e voi avete bevuto. Domani dovrete lavorare parecchio per farvi perdonare. Domani tocca a voi. Io non credo. Siamo completamente diversi. Il nostro gruppo si attiene alle regole e fa tutto come si deve. L'altro no. Adoro gli sport acquatici. Mi piace quando sento l'adrenalina scorrere. Ho pensato di organizzare un'uscita in acqua tutti insieme, comprese le ragazze. Faremo un sacco di cose e sono sicuro che ci divertiremo un mondo. Chi viene in canotto insieme a me? Io no. Neanch'io. Va bene il wakeboard. Il wakeboard si fa da soli. Prima andiamo sui canotti. Il wakeboard. Muoviamoci allora. Karim non piace a nessuno. Dice cose assurde. Cose che sono fuori luogo. Non ci fa ridere anche se ci prova continuamente. L'unico risultato che ottiene è farci pensare che è scema. Non mi va di farlo con lei perché sarebbe... Non lo so, sarebbe noioso. Andiamo. Noi due. No, siamo in tre. Non si può in tre. Perché no? Perché non si può? No, si fa in due. Karime ti fa diventare matto. È carina, però a volte ti verrebbe voglia di tapparle la bocca. Dovevamo formare dei gruppi per salire a bordo di piccoli canotti e lei ha cominciato, scegli me, scegli me. Sbrigati. Io? Sì, vai. Sì, sì, dai a me, indossa il giubbotto. Tornate intere. Mentre Karime si stava mettendo il giubbotto di salvataggio, sono saltata nel canotto. Non mi fregava niente, mi sarei divertita anche da sola. Non mi importava con quale delle stronze sarei stata nel canotto. Io salgo con Joey.
Mi ha costretto a farlo con lei. Ho provato a farla cadere in mare in ogni maniera. Salta come un gorilla. Nel canotto ero con Jawi. È stato orribile, peggio che sul Titanic. Ha cominciato a muovere il canotto, a saltare e a dire un sacco di cretinate. Sono un gorilla! Non so come ha fatto Jawi. Il canotto si è ribaltato. Karim è caduta in acqua, ma lui si è tenuto ai lati ed è riuscito a non cadere. Si sono ribaltati! Lui non è caduto! Vai, Jawi! Vai! Bravo! La ribaltata! Talia e io facevamo finta di essere sul Titanic. Lei mi stava davanti a braccia aperte e io la tenevo per la vita. È stato molto divertente. Sono felice. Che palle, mi è toccato andare con Karime. Potevi evitarlo. È voluta venire lei con me. È stato uno spasso. Il fatto è che mi faceva pena vederla depressa. Chi? Karime. Perché? Perché nessuno voleva andare con lei. Voleva andare con altri due, non si può fare in tre persone. Ho una fame che non ci vedo. Ceniamo e usciamo a bere in qualche locale. Vada per il locale. Possiamo farlo? Andiamo a un karaoke. Hanno organizzato per andare in un locale a cantare. Non sapevo se ci saremmo divertiti. Facciamo il bagno e poi beviamo. Mowgli si è fatta il bagno a mare. Io lo farò in piscina. Come ci dobbiamo vestire? Eleganti, in lungo. Come ci si veste per il karaoke? Tu canterai? Poi vediamo. A che ora andiamo? Oh, che palle! Va a farti un bagno. Mangiamo, ci prepariamo per uscire e poi vediamo. Ognuno di noi ha un artista frustrato dentro di sé. Ed eravamo emozionati all'idea di esercitare la nostra voce. Abbiamo bevuto tequila, eravamo su di giri. E così non ci siamo vergognati di cominciare a cantare. Ci siamo divertiti. I Jawi, applicando l'amor salpasa, pues se dio cuenta que ella era una tabla. Non canto bene, ma mi piace tantissimo, perciò sapete che vi dico? Non mi importa se stono, canterò lo stesso. Andiamo pure a provare. Io non sono capace a cantare, però sono sicura che ci divertiremo. Tu davanti? Perché? Per favore, va dietro. Perché devi andarci tu? Perché sono un uomo. Per questo devo andare dietro? Forza, vai. Gli uomini stanno sempre avanti. No, non vado da nessuna parte. Come? Ne sei sicura? Sì. Vai, prima che ti ci lanci. Non mi piace stare dietro. Ah, non ti piace? No, non mi piace. Beh, abituati, perché starai dietro. Andiamo al karaoke o in discoteca? Andiamo in discoteca. Per la 25esima volta. La 50.000 millesima volta. A me, solamente a me, l'avrei chiesto qualcosa come 17 volte. A me l'ha chiesto molte più volte. Te lo dico per l'ultima volta, perché mi hai stufato. Sì, andiamo al karaoke. Mi avrà chiesto la stessa cosa come minimo 25 volte. È allucinante. È davvero esasperante. Beviamoci qualche sciottino. Stasera niente limiti, va bene? Eravamo tutti ubriachi quando siamo arrivati al karaoke. Shot, shot, shot! Devo dire che
E al karaoke abbiamo passato una bella serata. E ora un ultimo brindisi. Voglio brindare al gruppo più fico del mondo. Salute! Salute! Alla nostra, ragazzi! Ancora da bere, ancora da bere! Non ci facciamo niente con una sola bottiglia per tutti. Io ho cantato con Jawi una canzone di Ovi Siete. Culo che sto ne so, obsession. Questa. Intenta conoscermi anche se solo un dia. Abbiamo cantato e ballato insieme. Io dico che siamo stati bravissimi. Non so che cosa ne pensino gli altri, ma per noi abbiamo cantato e ballato bene. Ci credevamo tutti dei grandi artisti. Abbiamo cantato di continuo. Moltissime canzoni. Se vuoi a cambiare il nome, e basta lo che attraivo, ora te chiamarás Gloria. Siamo forti! Vinciamo noi! Poi i ragazzi hanno deciso di scatenarsi e hanno cominciato a flirtare con le ragazze. Eravamo talmente ubriachi che abbiamo cominciato a baciarci tutti. A un certo punto l'atmosfera si è fatta più intima e abbiamo cominciato a baciarci con le ragazze, con tutte tranne Karime. Non ci conosciamo così bene da baciarci. Io almeno ho bisogno di conoscere meglio qualcuno per baciarlo. Ho cominciato a baciare Mowgli. Io ho baciato Taddeo. Non è che mi piaccia tanto, ma l'ho baciato lo stesso. Si è trasformata in un'orgia di baci. Uomini e donne, tutti insieme. Ci baciavamo l'uno con l'altro, tutti con tutti. È stato molto bello. È vero, ci siamo baciati tutti, ma non sul serio. È stato come per finta, così per fare. Erano baci freddi, come baci tra amici. Cadiendo tu cara en la cara de la luna mientras sigue escuchando tu voz entre las olas y entre la semana. Vai così! Sono una massa di pazzi ubriaconi. Abbiamo dato spettacolo al karaoke. La gente ci guardava con gli occhi sbarrati. Ma chi sono quelli? Andiamo! Dai ragazzi, andiamo! È stata una serata da sballo. Non mi sono mai divertito così tanto. Tuffiamoci in piscina nudi. Ok. Sto invitando tutti qui. È la mia ragazza. Stiamo invitando tutti, incluso te. Me ne frego, è la mia ragazza. Taddeo, ti amo. Ero ubriaca fradicia, come sempre, come al solito. Lasciala stare. Ora basta. Vuoi prenderle per caso, eh? Quando siamo tornati a casa eravamo veramente distrutti. Dicevamo solo cose stupide e senza senso. Perché non ci tuffiamo nudi in piscina? Ok! Ma nudi nudi, eh? Una di queste è stata dire di farci il bagno nudi. Facciamo tutti il bagno nudi? Sì! Sì? Taddeo ha detto, perché non ci tuffiamo tutti nudi in piscina? E tutti hanno risposto, sì! Mowgli si sente libera! Che schifo! Nessuno ha detto di no! Ci siamo spogliati tutti nel giro di un secondo e ci siamo tuffati in piscina nudi. A
All'inizio ero indecisa. Mi vergognavo un po' a spogliarmi e farmi vedere da tutti. Ma quando ho visto gli altri che erano nudi, ho deciso di farlo anch'io. Piccole vagine! Se saltate vi balla tutto! Quando sono ubriaco, adoro stare nudo. Scatta qualcosa dentro di me e non so perché lo faccio. Mowgli e io siamo uscite dalla piscina con una ciambella intorno per coprirci il sedere e davanti, ma siamo cadute. Non avevo niente per coprirmi, così quando ho visto la chitarra di Luis l'ho presa e me la sono messa come un vestito. Quando lui mi ha vista ha detto no, non toccarla, mettila subito giù. Lascia la mia chitarra, vale molto più di te. Mane, se vuoi puoi metterti la mia camicia per coprirti. E così mi sono infilata la camicia senza mutande. A proposito, dov'è Karime? Karime è l'unica persona qui con cui non riesco proprio ad andare d'accordo. Non riesco a farmela piacere. È andata a dormire. Perché? Perché nessuno parla con lei. Sono andata a letto presto, alle 5 di mattina. Ero stanca morta, insomma, quelli non dormono mai, sono dei cyborg. Non so come fanno ad andare in palestra e poi fare casino ogni santa notte. Quando siamo arrivati nella casa e abbiamo iniziato a presentarci, Karime era l'unica ragazza. Ho pensato che era carina, ma ho sentito subito che i nostri caratteri erano incompatibili. Se n'è andata perché nessuno parlava con lei. Ha fatto bene, perché ora anch'io faccio la stessa cosa. Io preferisco mettermi a dormire qui. Non è che non mi piace, è che non la sopporto proprio. Secondo me non è sincera. Nasconde quello che pensa. Sono molto amici, si vogliono bene, si prendono cura della pelle. Si comportano da ragazze. Andiamo a dormire, che ne dite? Sì, andiamo. Siamo andati al lavoro e Raul ci ha trattato male perché eravamo un po' in ritardo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. O buonanotte. Siete arrivati di nuovo in ritardo, di mezz'ora. Mi ha di nuovo rimproverata perché la mia uniforme non era a posto. L'altra volta il primo giorno era quella da uomo. Oggi invece non era completa. Ehi Manelik, dov'è il pareo? Me l'hanno rubato. Muoviamoci allora. Lo so, ma qui devi indossare l'uniforme. Te lo presto io, se vuoi. Che faccio? Me ne devo andare? No, oggi lavori così, ma se non vuoi che ti faccia la multa, dovrai comprarne un altro. È necessaria l'uniforme. Scusa, ma non puoi darmene un altro tu? Posso darti un'altra uniforme se vuoi, ma questa volta te la scalo dallo stipendio. Non lo faccio per i soldi, ma se vuoi lavorare per me, devi metterti in testa di rispettare le regole. E non sto parlando solo dell'uniforme, ma anche dei continui ritardi. Voglio vedere più impegno, intesi? Ancora non hai finito e già ti fermi a bere. Ho finito. No, non hai finito. Ci sono i tavoli da sistemare. Lì manca il posacenere. Mi viene da vomitare. Manelik, che fai qui? Te ne stai seduta mentre Karime sta lavorando laggiù. Ma che lavorando? Ma che lavorando? È lì che prepara i drink. Insomma, guardatevi. Ti prego, dammi solo 5 minuti. Anche tu, torna al lavoro. Mi viene da vomitare. È stata una giornata di lavoro molto dura. Mi sentivo male, mi veniva da vomitare. Probabilmente per la stanchezza. Non avevo praticamente dormito la notte. Poi il sole era molto forte e avevo preso un colpo di calore. Non lo so, oggi non ce la faccio.
Cos'altro vuoi? Oggi ho fatto uno scherzo e ho detto a tutti che sarei stata il loro prossimo capo. Dovevate vedere le facce che hanno fatto, è stato troppo divertente. Mi piace fare gli scherzi alla gente che mi odia, ma poi ho deciso di fare la brava. Un rum al volo! Lo sai che sarò la padrona di questo bar? Dico sul serio, se non ci credi chiedilo al mio capo. Hai sentito quello che ho detto, boss? Che gli è venuto in mente di farmi lavorare qui? Ho preso il rum davanti ai suoi occhi e ho detto al barman se voleva che gli insegnassi qualche trucchetto. Poi ho cominciato a sbattere il bicchiere sul tappo, mi sono attaccata alla bottiglia. Mentre bevevo ho visto che il boss mi guardava. Ci è mancato poco che mi strozzassi. Non puoi bere. Sì, è che qui dietro insomma, mi annoio. Insomma, quante volte te lo devo dire? Avete finito? Grazie ragazzi, è stata dura oggi per voi che avete dovuto mettere tutto a posto. In quanto a te, Mane, non mi piace doverti stare addosso e riprenderti di continuo, ma non puoi bere dietro il bancone e non puoi fare come vuoi. Non sono qui per farti da balia. Intesi? Bene, allora per oggi basta. Stasera andiamo nel mio locale preferito. Mi piace tanto perché è frequentato da ragazzi molto carini e divertenti. Spero proprio di conoscere qualcuno che mi piaccia. Fammi passare, secca. Voi pensate di essere super sexy, macio irresistibile, invece siete solo dei maiali. Noi siamo sexy. Sì, ma siete dei maiali. Allora sono restate un maiale sexy. Comunque dei maiali. Molto sexy. Di chi sono questi occhiali? Metti un po' di musica. Vuelve a mí solo un día y después de ese día. Andiamo, ragazzi. Sei ubriaco. Solo un po'. Ai ragazzi piace farsi vedere dalle ragazze e scatenarsi. Appena arrivati nel locale abbiamo cominciato tutti a bere come matti. Ci siamo fatti uno shot dopo l'altro. Dopo un po' eravamo ubriachi fradici, abbiamo perso il controllo. Io non mi sono filata nessuno e sono rimasta tutto il tempo da sola a ballare e a bere. Sentite, diamo una festa sabato, volete venire? Ciao, sono Fernando, piacere. Come ti chiami? Karime. Io Bernardo. Ciao. Punk. Al piano terra c'era uno ubriaco. Era completamente andato e noi stavamo invitando tutti alla festa. Come ti chiami? Andrea. È la mia ragazza. Stiamo invitando tutti. Non mi interessa. Stiamo invitando tutti. Lei è la mia ragazza. Significa che sei invitato anche te, idiota. Non voglio che inviti la mia ragazza. Sì, ma stiamo invitando tutti. Lo sai, sei veramente un coglione. Il tipo se l'è presa con Fernando perché aveva invitato alla festa la sua ragazza. Ha cominciato a discutere, anche se Fernando gli ha detto che stava invitando tutti e quindi anche lui era invitato. Io cercavo di mediare e di far ragionare quel tizio, ma quando ho capito che era tempo perso, mi sono stufato e alla fine l'ho mandato al diavolo. Un vero idiota. Ho invitato la ragazza e gli stavo dicendo che era invitato anche lui. Che stupido! Stavo andando in bagno con Caballero, quando si è avvicinata Andrea con un'altra ragazza e ha cominciato a scusarsi. Per favore, non prendertela. E io, no, non fa niente, va tutto bene. No, non preoccuparti, Andrea. Domani io e Caballero ti chiamiamo. Non prendere impegni per sabato sera, mi raccomando. Siete prenotate per sabato. Vedrete che vi divertirete. All'inizio mi ero messa a parlare con uno, ma poi sono dovuta andare in bagno e ho incontrato l'amore della mia vita. Di dove sei? Toluca. Tolucation, il luogo dove tutto è permesso? Sì, un po' tutto, è vero. Io vado in bagno, tu aspettami. Ma certo, non mi muovo. Ho ballato con lui, l'ho baciato. Karime, si è rimorchiata uno, l'ho vista ballare, si è lasciata andare la ragazza. Chi? Karime. Ora è diversa. Karime, finalmente è entrata nello spirito giusto. Le serviva proprio lasciarsi andare, aprirsi un po', smetterla di fare la stronza con tutti. È per quel modo di fare che non la sopportavo e lo stesso gli altri.
Questa sera è come se fossi stata accettata nel gruppo perché ero con un ragazzo. I ragazzi hanno continuato a fare le loro cose, a parlare con le ragazze, spogliarsi, togliersi le magliette, baciarsi e fare casino in mezzo alla pista. Party at the bar. Darci baci e abbracci è una cosa normale. Ci divertiamo tra di noi, siamo come una famiglia. Ci stavamo divertendo in mezzo alla pista tutti insieme, facevamo casino. Giocavamo e mi sono messo a ballare con Mane. Mi ha tolto la maglietta, abbiamo cominciato a flirtare. Lei mi abbracciava, poi si tirava indietro. Si avvicinava per baciarmi e poi si allontanava. Mi piace un sacco! Noi due ci assomigliamo! Siamo identici! Ero davvero ubriaca, molto, come sempre! Mi piacerebbe essermi dimenticata tutto e invece è tutto chiaro nella mia memoria, mi ricordo tutto! Siamo uguali io e te! Taddeo, ti amo! Ehi, hey, Mane! Tu lo sai, vero? È la tua ragazza? No! Sì! No, è tua amica! È lei che decide! No, non voglio ballare così! Non vuoi ballare? No! Non te la prendere, è lei che decide! Lasciami il braccio! Che vuoi? Ti devo prendere a calci? No! Allora vattene! Ti sto solo dicendo che lei... E basta! I ragazzi hanno cominciato a litigare con lo stesso tizio che prima se l'era presa perché Fernando aveva invitato la sua ragazza alla festa. E siccome siamo una famiglia che condivide tutto, quando Joey l'ha spinto, ho capito che le cose potevano mettersi male e allora mi sono buttato nella mischia e gli ho dato un pugno. Ho visto volare un pugno. Era quello del potro. Boom! Ma non gli ha fatto niente. L'ha preso con questa parte. Ascolta, amico. Falla finita, hai rotto. Ne vuoi assaggiare un altro? Eh? E dammelo. Forza, dammelo. Non parlare e vattene. Non ti faremo del male, ma te ne devi andare. Che problemi ha? Mettiti seduto, stro... Ti prendo a calci in culo. Sta zitto, vattene, gira a largo. Perché fai vattene così? Vattene via. Parla, via. No? Parliamo. Non mi va di parlare. Coco, vieni qui. Alla fine il buttafuori l'ha fatto uscire. A parte questo, è stata una serata fantastica. Mi sono divertito tantissimo. Andiamo. È andata bene. È bello quando c'è una rissa. È divertente. Mi piace guardare i ragazzi che fanno a botte. Quando fanno a botte sembrano dei bambini. Hanno tutti un bel fisico, fanno a botte per le ragazze e mi piace. Certo, non vorrei che succedesse niente di grave, ma è divertente. Mi piace quando i ragazzi sono aggressivi. Stavo sulle sue ginocchia e ho cominciato a ballare. E che cosa? Ha chiesto di venire a dormire con me, così l'ho invitata nella mia camera. Quando ci siamo messi a letto eravamo eccitati e ha vinto l'attrazione sessuale. Sono stata benissimo, è stato molto divertente, era pieno di ragazzi e ragazze. Abbiamo portato a casa due amiche. Oggi c'è una festa su uno yacht e non vedo l'ora di andarci. Mi divertirò parecchio ad Acapulco, come Luis Miguel. Erano tutti eccitati. Chi pomiciava da una parte, chi dall'altra. È il mio ragazzo. Oh no, il mio ragazzo. Quando è ubriaco si comporta da idiota, un vero idiota. Non so perché ha cominciato a gridarmi contro. In quell'altro, non qui. Ti ho detto che dovevi salire sull'altro. Guarda, so essere anch'io prepotente.